ha il dovere di ricordare il diritto di libertà, lei è d'accordo all'idea che domani, nel giorno della memoria, vengano vietate le manifestazioni pro-Palestina in tante città, fra cui Milano? Guardi, questo è un tema estremamente delicato. Io credo che laddove ci sono delle manifestazioni occorre saper intervenire da parte del personale addetto nelle maniere adeguate, non certamente a manganellate. Occorre comunque garantire a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione, ma andando avanti così ovviamente ci stanno dimostrando che di fatto diventa vietato anche manifestare.